in corso. No, c'era una domanda sospesa già un'altra volta che il maestro ha riproposto e mi pare che più o meno questa. Fin dove è lecito cambiare, fin dove è lecito coinvolgere gli altri. Mi pare che era questa la domanda che proponeva. Ah, sì, sì. La responsabilità nei confronti degli altri. Bene, in genere bisogna dire una cosa, cioè bene chiarire subito un principio generale che tra l'altro vige soprattutto sulla vostra terra, ed è che gli altri per voi non sono il prossimo anonimo, perché il prossimo anonimo è troppo lontano dai vostri riferimenti affettivi, ma è il prossimo immediatamente vicino, e tra questo prossimo sono da individuare soltanto coloro per i quali avete rapporto, una relazione, perché sono soltanto costoro che fanno sorgere determinati problemi. Voglio dire che voi riuscite a conservare rapporti stereotipi, convenzionali, con tutti coloro che vi sono intorno, senza che ciò compromette, tutto sommato, la vostra libertà o il vostro modo di essere. I conflitti cominciano quando restano coinvolti dalla vostra vita individuale e personale, quindi non più stereotipe, le persone con le quali avete stabilito rapporti affettivi. E solo nei confronti di costoro che voi vi ponete. Se sia più o meno giusto o ingiusto questo principio, non è molto importante giudicarlo. Certo, si può dire che il vostro prossimo dovrebbe comprendere tutto l'universo anonimo. Però diciamo che questa affermazione per voi non ha molto senso e finisce con l'essere ipocrita. In realtà il problema psicologico che sorge è un problema di rapporto esclusivamente negli ambiti dell'affettività. Ora, è evidente che una qualsiasi persona in crescita, diciamo, in evoluzione, in movimento, è una persona che cambia. Primo, diciamo, prima annotazione. La seconda è di carattere più generale. Ogni persone ha il diritto, dovere, di cambiare continuamente, cioè di modificarsi, che è la stessa cosa. Terzo, una persona che non cambia, cioè non si matura e non si trasforma, equivale a una persona morta. E infine, la vita, essendo anzitutto spirituale, interessa esclusivamente se stessa. Ora,
questi ed altri principi che sorvoliamo devono naturalmente confrontarsi con l'unico principio che può entrare in opposizione, e cioè quello che è a voi noto: agisci in modo che dalle tue azioni non venga del danno agli altri. Questo è dunque tutta l'impostazione del problema che dobbiamo cercare di discutere insieme. Dico subito che non è di facile soluzione. Non è di facile soluzione per un solo motivo molto evidente, e che il procedimento della crescita, della maturità, della maturazione, delle evoluzioni, non solo è discontinuo, ma non è costante fra gli esseri umani, e dipende da una multiserie di fattori. Ciascuno si evolve, o può evolversi, maturarsi, cambiare, in seguito a pressioni diversissime, che vanno dalla razza di appartenenza, alla cultura, al substrato antropologico, alle condizioni storiche, economiche, alla situazione educativa, al processo di crescita durante l'infanzia, ai rapporti che si sono avuti nel corso dello sviluppo della personalità, a malattie e quindi a posizioni geografiche, ai costumi imperanti, ma soprattutto, come ben sapete, alla modalità con cui è avvenuto il processo di formazione della personalità. Tutto questo è ancora sovrastato da un principio ancora più grande, che è quello dell'individualità del processo evolutivo che vi sta alle spalle, e cioè dal programma spirituale che ciascuno di voi ha, in fondo. Un programma che viene stemperato, diluito, direi quasi un po' conformato e uniformato alla terra, ma che ha le sue spinte, spinte che se non vengono esaudite e accettate sono capaci di creare delle profonde insoddisfazioni nell'individuo. Per cui l'individuo può agire sotto la spinta di forze che emergono nel corso di un processo di crescita, ma agisce anche e soprattutto perché c'è una motivazione spirituale, e vorrei ancora dire che il processo di crescita, se si disimpiglia dalle maglie del formalismo, il processo di crescita viene continuamente alimentato da quell'autentica libertà che è nello spirito che sta dietro. Lo spirito, appena si trova assecondato, comincia a camminare a briglie solte, perché è favorito enormemente da questi improvvisi spazi che le si presentano davanti. Ma abbiamo detto, gli individui sulla terra camminano anche insieme, ed allora un processo liberante di accrescimento, un essere che comincia a ritrovare ed a scoprire se stesso, la sua natura, qualunque essa sia, ma la sua spinta autentica, entra spesso grave conflitto con gli altri ai quali affettivamente
eventualmente legato, altri che non stanno crescendo, ad esempio, oppure stanno crescendo in altra dimensione, oppure non procedono, diciamo, al riscoprimento di se stessi, oppure sono soltanto fermi, ancora imbrigliati, e sicché l'uno diventa inaccettabile da parte dell'altro. Ora, come eticamente comportarsi? Che cosa si deve fare quando succede una cosa del genere? Che, ripeto, non soltanto è frequentissima, ma direi è quasi una tappa obbligatoria. Quando questa conoscenza di se stessi comincia a diventare manifestazione visibile ed entra in conflitto con altri che non sono affatto preoccupati di conoscere se stessi, oppure se anche lo sono, non trovano il modo di... Diciamo che una discussione del genere può avere varie angolazioni, ed anzi sarà poi bene sentire anche le vostre opinioni in merito. Io vi darò soltanto la mia, ovviamente, ma la mia opinione, dico subito, è influenzata da qualche fattore. Primo, io non vivo più in mezzo agli uomini, e non vivendo in mezzo agli uomini non sono emotivamente caricato e pressato, e dunque a me possono sembrare molto più facili cose che invece nel corpo diventano difficili per quella rete, direi, di imbrigliamenti di cui dicevamo, di condizionamenti e di necessità. Sì, ma il fatto di essere stato incarnato neppure può far testo, perché un essere umano reagisce in una maniera del tutto personale. Io posso anche stare in terra ed essere o tanto eroe da non preoccuparmi del prossimo e badare solo alla mia evoluzione, o contemporaneamente tanto cinico da fare la stessa cosa, cioè non preoccuparmi del prossimo, oppure semplicemente perché potrei avere legami affettivi non tanto forti e dunque il mio eroismo diventa molto facile. In fin dei conti è la stessa cosa quando diciamo che una persona che abbia tendenze suicide va su un campo di battaglia e diventa un eroe, un eroe motivato da altre cose, eccetera. Oppure una persona che dice, badate, per mantenere un corpo sano bisogna mangiare poco, ma se la predica viene da uno che non ha appetito, vero, non ha molto valore. Dunque bisogna tenere presente queste soggettività che hanno un'influenza sul giudizio, ma soprattutto sul comportamento. Diciamo che è molto facile predicare l'astinenza da parte di un frigido, vero, oppure direi predicare, ecco appunto, la continenza nel mangiare da parte di un inappetente. Ora, l'essere umano reagisce anche in base a stimoli fisiologici, e molti comportamenti che sembrano psicologici sono in realtà spinte esclusivamente fisiologiche, come nei due esempi poco fa citati, e se ne potrebbero naturalmente trovare degli altri. Ora io dico, quindi dal mio punto di vista,
perché le cose stanno così? Molte persone sono fra loro male assortite. La disposizione degli affetti non segue la naturalità, ma è la conseguenza di iniziali compromessi o di iniziali bisogni di tipo niente affetto spirituale, ma di natura strettamente contingente. Le persone stabiliscono legami affettivi per interesse. Questo è il primo punto basilare della nostra costruzione. Non mi riferisco ad interesse di tipo economico, ma ad interesse di tipo fisiologico e psicologico. Un uomo o una donna possono fra loro credersi innamorati solo perché sotto la suggestione di una eventuale reciproca bellezza, o di disponibilità ad altro livello, o di accomodamenti nel senso sociale. Molti affetti sono soltanto posteriori, vuol dire che le persone non si sono incontrate per una motivazione al di fuori dell'interesse. Significa che per giungere subito alla conclusione di questo appunto, io dico ancora, i reali affetti sono quelli che resistono quando gli interessi sono cessati, quando cioè non c'è niente da scambiare nel senso dell'interesse psicologico o fisiologico. Diciamo gli aspetti più banali o quelli economici che sono scontati, quando al di là di questi interessi o di bisogni di reciproca assistenza si conserva l'attrazione o il bisogno dell'altro. Ed allora è probabile che ci si incontri su un piano completamente diverso, probabilmente tanto diverso che tutto il problema che abbiamo sollevato poco fa non serve più. Voglio dire, superata la soglia degli interessi, non c'è più pericolo, ovvero il rischio è minimo che da un processo di crescita possa derivare un danno all'altro. In realtà i danni si producono quando non c'è crescita da parte di qualcun altro, indipendentemente dal livello di crescita. Perché? Perché io vi dico una cosa che credo sia abbastanza autentica per l'essere umano. Non importa il livello raggiunto, ma come ho detto l'altra volta, è importante che sia attivato il processo della ricerca interiore. Non importa da quale grado si sia partiti e in quale grado livello ci si trovi in quel momento. Quando si è nel processo di crescita, cambia completamente il tipo di rapporto con gli altri. Gli altri, anche quelli della sfera affettiva, vengono visti e dimensionati in una maniera completamente diversa. Perché se c'è desiderio di conoscersi e si è la percezione esatta che il cambiamento è in atto, cambia immediatamente la visione degli altri. E gli altri, anche quelli cui ci si è affettivamente legati, vengono visti in una luce tanto diversa che il rapporto stesso si ribalta.
però può non ribaltarsi da parte di chi è ancora fermo. E credo che la maggior parte dei danni fra gli esseri umani, danni nella sfera affettiva, sia provocata soltanto ed esclusivamente da questo. Ma veniamo a un altro punto. Una persona che si modifica, segue il proprio cammino evolutivo, riconosce che comincia a entrare nella fase dell'accrescimento, della libertà, della capacità di intravedere nuovi comportamenti, nuovi livelli, nuove profondità di campo. Deve fermarsi per aspettare che gli altri camminino? Credo sia doveroso cercare e tentare di far camminare anche gli altri. Questo senz'altro. Anche questo tentare di far camminare gli altri, diciamo che rientra nello stesso processo di accrescimento del soggetto. È un modo didattico, se vogliamo, di interessarsi degli altri. Questo non deve fermare però il processo di crescita. Può creare delle pause. Vedete, io ho avuto molti momenti in cui sulla Terra ho avuto la sensazione netta che si stava operando una trasformazione. Vuoi sotto l'influenza di incontri con maestri o persone, anche semplicemente persone, vuoi per contatti fortemente emozionali con altre persone. Falsi o non falsi non è un problema di qualità dell'oggetto esterno, ma di modalità con cui ci riferiamo all'oggetto. Bene, nel momento in cui io avvertivo che in me si stava liberando qualcosa, che un groppo, la maglia di una catena, qualcosa si stava spezzando per darmi un nuovo modo di capire, di verificare, di sperimentare. Io ricordo che ero invaso da una sorta di gioia, di entusiasmo, di voglia, ecco, di correre, voglia, che so, di buttarmi nell'acqua, voglia di impazzire, voglia anche di strafare. Quindi commettere anche degli errori, magari, voglia, ecco, di esplodere. Questa percezione tutta intima, tutta profonda, tutta gioiosa, tutta potente, ecco. Poi, l'ho capito dopo, fuori della terra, una modalità della parte più profonda del nostro inconscio di agguantare lo spirito. Era il momento, ecco, proprio della illuminazione. Perché il momento dell'illuminazione è questo, è il momento dell'entusiasmo, della voglia poi di accelerare il processo, di strafare, di travolgere se stessi, anche di martirizzarsi, di colpevolizzarsi perché ho aspettato tanto, perché non è accaduto prima, mille sogni,
mille speranze, mille aneliti di cose da fare, intenzioni, anche di paure, se vogliamo, credersi incapace. Oppure si può fermare una cosa del genere, è giusto farlo in nome degli altri. Qualcuno potrà dire, ma esiste anche un principio chiamato altruismo. Ecco, qualche parola deve essere spesa su questo. Io devo dire anche che purtroppo questo altruismo entra come dimensione anche in una serie di divieti. Voglio dire che in nome dell'altruismo l'umanità ha sempre rinunciato a tutto. Gli uomini in particolare hanno finito col rinunciare alla propria vita. Ora io parto da un problema spirituale. Lo spirito non è né altruista né egoista. La dimensione altruismo-egoismo come opposizioni, come coppie di opposizioni, esiste praticamente in terra. In terra dove i rapporti sono condizionati da un'etica sociale, da leggi sociali, e quindi ecco che la coppia altruismo-egoismo viene giocata a più livelli storici, a più livelli anche di potere, se vogliamo. È una coppia che viene tirata fuori praticamente ogni qualvolta bisogna condizionare qualcuno. E allora lo si condiziona con la coppia altruismo-egoismo.